Buongiorno, sono Teodoro Di Pede, Project Manager e Marketing Specialist di ASUS Tech Italy. Oggi siamo qui per presentarvi il nuovo prodotto, la seconda generazione del Padfon. Parliamo appunto del Padfon 2. La seconda generazione infatti perché segue il successo che ha ottenuto già il Padfon con quanto innovazione davvero geniale di prodotto, data appunto dall'abbinamento fra telefono e pad, ovviamente migliorando il concetto originale. È stato non soltanto riprogettato il meccanismo di ancoraggio del telefono direttamente nella docking per rendere il tutto ancora più immediato, semplice ed intuitivo, per cui in meno di un secondo diciamo riesco a realizzare lo switch dal telefono rispetto al pad. Questo consente in particolare di sfruttare il vantaggio di avere una transizione istantanea da telefono appunto a pad, passando da 4,7 pollici a 10 pollici dello schermo. Entrambi gli schermi sono di qualità HD, parliamo di 1280x720 pixel sul telefono, 1280x800 sul pad, arricchiti da una sezione audio decisamente importante. È un audio di qualità superiore, garantito dalla tecnologia dedicata esclusiva ASUS Sonic Master. Parliamo sempre nella sezione multimediale di una fotocamera posteriore da ben 13 megapixel con caratteristiche estremamente avanzate, continuous shooting fino a 100 foto scattate in continuo con una frequenza di 6 foto al secondo, il doppio rispetto diciamo agli standard di mercato, la capacità di scattare foto durante la registrazione anche ovviamente in Full HD, la capacità di registrare video HD e Full HD, nel caso del video HD con un frame rate di oltre 60 frame al secondo, anche in questo caso doppio rispetto ad altri riferimenti del mercato. Ovviamente una qualità garantita dal fatto di avere una risoluzione decisamente elevata, ben 13 megapixel, assistiti ovviamente da autofocus e flash LED. Oltre a questo ovviamente la reingegnerizzazione ha riguardato anche la piattaforma hardware. Siamo passati da un dual core a un quad core, Qualcomm Snapdragon S4 di ultimissima generazione, che viaggia ad una frequenza di 1,5 MHz, veramente diciamo un prodotto estremamente reattivo. La reattività è garantita non solo dalla piattaforma hardware del processore e della binata con una GPU Adreno 320, ma soprattutto anche dalla qualità del pannello. Gli ingegneri... La RAM, parliamo di 2 GB. La RAM 2 GB, esatto. Okay. Un'altra diciamo dei primati che siamo riusciti ad infrangere e a stabilire con il nuovo Padfon 2 è la incredibile reattività dello schermo, soli 65 millisecondi appunto, il che significa diciamo una reattività istantanea dello schermo, diciamo ben oltre qualsiasi altro riferimento sul mercato. Quello che rende ovviamente questo oggetto davvero unico è la capacità di avere due prodotti in uno, avere la possibilità di cambiare e passare in maniera assolutamente semplice e intuitiva, semplicemente inserendo il telefono all'interno diciamo di questo banner dedicato, con un semplice gesto avere la possibilità di lavorare su uno schermo da 10 pollici con risoluzione HD, audio potenziato Sonic Master, per cui massimo comfort dal punto di vista visivo, massima leggibilità anche legata al fatto che la luminosità è decisamente elevata, parliamo di 550 nits, il che significa perfetta leggibilità anche all'esterno, anche in condizioni di piena luce. Non solo, ma quello che rende ancora speciale questa binata è la capacità di alloggiare all'interno del pad una batteria che complessivamente arriva a triplicare la durata della batteria del solo telefono, il che significa garantire veramente un numero di ore strepitoso in stand-by, il solo telefono in stand-by 3G è in grado di coprire 2 settimane, garantendo 16 ore di conversazione in 3G. Se invece consideriamo la binata pad e telefono, questo dato va triplicato. Tutto questo in uno spessore e in un peso che rimane estremamente contenuto. In questo caso la vera meraviglia è essere stati capaci di contenere tutto in un peso di soli 649 grammi. Confrontandolo con altri pad sul mercato significa riuscire ad avere due prodotti che
nella binata riescono a pesare addirittura meno di un singolo pad. Sì, solo telefono pesa 135 grammi. Esatto, esatto. La binata telefono? 649. Per avere un termine di confronto si può considerare che il nuovo iPad pesa 662. E per quanto riguarda i costi? Costi allora della binata con 64 giga di storage interno, 2 giga di memoria RAM, 899 euro. Sì. La versione da 32 giga, sempre parlando della binata, 799 euro. Uscita a novembre. Novembre. Scusa, ma in questo caso, quando il phone è alloggiato nella docking station, telefonata come si comporta? La telefonata allora può essere fatta semplicemente allora sganciando il telefono dalla station e rispondendo attraverso il telefono, piuttosto che utilizzare il viva voce già presente sul pad, piuttosto che attraverso qualsiasi auricolare a filo o bluetooth, oltre che utilizzare come accessorio un device che avevamo presentato già in occasione del Padfone, esatto, la Stylus Pen, che consente di avere la binata fra penna capacitiva e diciamo risponditore auricolare bluetooth. Il costo di questo accessorio? Siamo nell'intorno del 69. Dopo aver avuto un'esauriente spiegazione dell'addetto Asus, andiamo a vedere un po' noi quello che ci interessa. Partiamo dalla parte internet. Premettiamo che non ci interessa la Dock Flash Player. Premettiamo che siamo collegati in tethering col mio telefono, quindi le prestazioni saranno quelle che saranno. Andiamo a collegarci al nostro sito. Vediamo un po' come reagisce. Ripeto, non fate caso alla velocità, anche se comunque è molto veloce, non c'è che dire. Siamo collegati con l'hotspot al mio telefono. Vediamo di passare al tema regolare. Teniamo conto che l'hanno smanettato fino adesso. Facciamo così, vediamo se richiediamo la pagina direttamente in desktop. Ok, ora sembra funzionare. Velocissimo. Davvero rapido. Le caratteristiche tecniche che sono state dette sono davvero impressionanti. Abbiamo un quad core Snapdragon S4 Cortex A15, 2 GB di RAM. Possiamo vedere anche lo scrolling, è davvero molto rapido. Vediamo un po' anche il pinch to zoom, è davvero notevole, non c'è che dire. Abbiamo il passaggio nella dock, praticamente è immediato. Andiamo a infilare il telefono e automaticamente, vabbè, lasciamo stare, ho schiacciato qualcosa ancora, immediatamente come vedete ci ha portato subito nella dock. Possiamo vedere anche qua il pinch to zoom, è davvero molto valido. C'è da dire che è un prodotto davvero molto molto completo. Andiamo nella home, ad esempio possiamo vedere nella galleria, vediamo questo video, qui siamo a 10 pollici e 1, siamo 720p a ben 60 fps, se passiamo a 1080 gli fps diventano 30. Comunque, come potete vedere, anche il display è veramente bello. Se vogliamo passare sul telefono non dobbiamo far altro che estrarlo e il video continua tranquillamente sul telefono senza dover fare niente di particolare. Proviamo a alzare un po' il volume. Adesso c'è da dire che siamo in un luogo un po' rumoroso, per cui il rumore è quello che è. Vediamo se abbiamo un po' di musica magari nel telefono. Sentite anche la pulizia del suono, davvero notevole. Non c'è che dire, è un dispositivo davvero ottimo. Vediamo qua sotto, abbiamo i tre tasti a sfioramento, possiamo vedere davvero molto fine, ergonomico, parliamo di 135 grammi, abbiamo questa bella cromatura.
le caratteristiche tecniche vi sono state dette prima. Il retro riprende lo stile dello Zenbook. Molto bello. Comunque possiamo vedere, abbiamo tagli di memoria da 16, 32, 64, tutte le varie connettività, compresa l'LTE. Abbiamo qui, possiamo vedere, Lucio, si può inquadrare, abbiamo tutte le dimensioni. Ad esempio la lunghezza di 137 per 69 per soli 9 mm. C'è da dire che in mano ha un'ergonomia davvero notevole e si arriva ovunque, con le dita riusciamo ad arrivare ovunque, vedete anche la fluidità del sistema, davvero notevole, i 2 GB di RAM si sentono abbondantemente. Abbiamo poi qui ad esempio Super Note, tutto quello che scriviamo viene riconosciuto. Abbiamo avuto l'esempio prima, come vedete, vabbè, adesso si è dimenticato una I, vabbè, proviamo col mio nome, vabbè, lo sono andato fuori io. Eccoci qua, scusate, ero andato sotto. Comunque abbiamo questo metodo di riconoscimento anche della scrittura che diventa molto 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 comodo. Sì, probabilmente adesso è settato sulla lingua inglese. Sì, appunto, infatti mi ha segnato Lori invece che Loris. E comunque vedete, davvero la fluidità è notevole. Come dicevamo prima, questo modello è Ice Cream Sandwich, verrà commercializzato a novembre e sempre a novembre verrà aggiornato a Jelly Bean. Tutto questo per, come ci diceva prima il responsabile, un discorso di adattare l'interfaccia di strecciare l'interfaccia al tablet, per cui dice che secondo lui in un paio di settimane dovrebbe essere fatto il tutto. L'autonomia ci è stata descritta veramente come notevole, poi infilandolo nella dock, l'autonomia praticamente viene triplicata, perché abbiamo una batteria che ci consente di avere il triplo delle prestazioni. Che dire, è un prodotto davvero molto interessante e anche il prezzo sembra alto, però se pensiamo che con, ad esempio, vogliamo la versione da 32 giga con 799 euro, abbiamo un bellissimo telefono molto prestante, anche la fotocamera è davvero bella, 100 scatti al secondo, cioè veramente 100 scatti continui, scusate, non al secondo, e una fotocamera davvero notevole, e infilandolo nella dock allo stesso tempo abbiamo un tablet che funziona sia in wifi che in 3G. Le premesse sono elevatissime, hardware di primo livello, nessuno oggi come oggi ha questo tipo di hardware. Le premesse sono ottime, bisogna provarlo sul campo, però comunque per il momento c'è impressionante davvero. Discorso telefonata, mentre telefoniamo, se abbiamo il smartphone infilato nella dock o lo estraiamo o possiamo rispondere in viva voce senza nessun tipo di problema. Quindi direi che il prodotto è interessantissimo e almeno per noi viene promosso a pieni voti. Poi ovviamente va fatta una prova sul campo e bisogna vedere cosa ne penseranno i nostri lettori. E con questo abbiamo concluso, un saluto da Loris e da Lucio. Ciao. Ciao. Battisti 70 Phone. The human sensor technology.